Oggi è l'ultimo giorno, il giorno in cui Pescara e Lanciano dovranno risolvere definitivamente la questione delle comproprietà, capitolo che sta creando più problemi del previsto soprattutto ai biancazzurri, che hanno 8 giocatori ancora in ballo e trattative molto intricate come quelle di Caprari e Politano con la Roma, Ragusa con il Genoa, Bjarnason con la Sampdoria e Rizzo con la Reggina. Per Ragusa il Pescara punta a rinnovare la compartecipazione, ma ci sono alcuni ostacoli. Il più importante riguarda la volontà del calciatore di giocare in Serie A. Dal canto suo il Genoa sarebbe disponibile a rilevare la metà del cartellino, posticipando il pagamento al 2015. Tuttavia Ragusa non resterebbe in organico con Gasperini e potrebbe essere girato in prestito al Chievo, una soluzione che il Delfino sta valutando in queste ore. Con la Sampdoria invece si discute la posizione di Birkir Bjarnason e qui ci sono pochi margini per evitare le buste. Il Pescara pretende i 200.000 euro di bonus che non sono scattati poiché l'islandese non ha collezionato 15 presenze. Pavone e Repetto vorrebbero inserire nella trattativa il difensore Fornasier. Ieri sera, intorno alle 22:30, è iniziato un vertice con la Roma, che si è protratto fino a tardanotte. Sembrava tutto definito per il rinnovo di Caprari e Politano, e invece sono sorti alcuni intoppi, in quanto il Pescara non sembra più intenzionato a pagare 400.000 euro per la metà del cartellino del portiere Zvetkauskas. Per questo motivo la Roma è decisa a rinegoziare i due affari, problemi anche per il riscatto di Rizzo. Il Pescara infatti vorrebbe prima fare cassa, ottenendo denaro fresco da altre operazioni. Nel frattempo si allargano le opzioni per il nuovo allenatore. Dopo aver contattato l'ex biancazzurro Sliskovic, ieri c'è stato un incontro con Pillon, che si aggiunge alla lunga lista dei papabili Giampaolo, Lucescu Junior, Baroni e Nicola. Se il Pescara deve risolvere tante situazioni complicate, la Virtus Lanciano ha praticamente risolto 3 comproprietà su 4, quelle che riguardano il portiere Branescu e l'attaccante Babatiam con la Juventus ed il terzino sinistro Leonardo Nunzella con il Lecce. I rossoneri hanno riscattato anche il difensore classe 96 Mattia Bei dal Foligno, insieme all'attaccante Simone Fioretti che dalla primavera è stato promosso in prima squadra. Queste quindi le prime operazioni di mercato effettuate dal direttore sportivo Luca Leone e dal vicepresidente Guglielmo Maio, raggiunti ieri a Milano dall'allenatore in pectore Roberto D'Aversa, che oggi dovrebbe firmare il contratto che lo legherà ai frentani come allenatore. Ora resta da riscattare dal Brescia Fabrizio Paghera. Se non si troverà l'accordo si arriverà all'apertura delle buste alle 20:30, ma in teoria non dovrebbero esserci problemi, in quanto c'è grande feeling tra il giocatore e il neotecnico della Virtus.